Francesco, sei arrivato in un momento che era il più bello per quanto riguarda il Livorno, considerando appunto i risultati che erano arrivati. Quest'oggi sei capitato in un pomeriggio da incubo, ovviamente tuo malgrado, perché la tua prestazione è stata tanto di cappello. Sì, no, quello è una magrissima consolazione, ripeto, dispiace perché la partita è iniziata proprio in maniera storta, perché a catena uno dopo l'altro i ragazzi sono usciti, quindi ci siamo trovati ad aver fatto tre cambi dopo 25-30 minuti, quindi quello è sicuro. Non è una scusa, non c'è sicuramente da giustificarsi con questo, perché comunque qualcosa abbiamo sbagliato e qualcosa in meno di loro abbiamo fatto, se no abbiamo vinto. Quindi questo deve essere il nostro ragionamento, non appoggiarsi sulle sfortune, su quello che è successo, ma analizzare i nostri errori e prepararci per la partita di Lucca, che sarà tutt'altro che facile. Sarà tutt'altro che facile anche nel contesto in cui la squadra, insomma, in questo momento appare anche abbastanza decimata dagli infortuni. Sì, questo sicuro, però insomma c'è tanta qualità in panchina, come ho notato in settimana, nella mia prima settimana di allenamenti, quindi non è facile scegliere di far giocare in questa squadra, quindi questo è sicuramente è un vantaggio per andare a affrontare le prossime partite. E poi insomma io ancora aspettiamo di sapere cosa sono fatti i ragazzi e incrociamo le dita. L'impatto com'è stato, diciamo, qua, al di là appunto di questo pomeriggio, come vedi l'ambiente? Ma guarda, il dispiacere, ti ripeto, degli episodi sui ragazzi e della sconfitta, perché poi in settimana i ragazzi mi hanno fatto sentire come uno magari di loro che è qua da 2-3 anni, e questo mi basta, perché comunque sono stati veramente eccezionali, mi hanno fatto sentire come uno di loro di vecchia data, quindi questo è quello che mi serviva, è quello che mi aspettavo, e sono stato contento di averlo trovato. Il dispiacere adesso è oggi parlare di questa partita, perché non ci sono molte cose dritte di cui parlare oggi. Speriamo che si possa iniziare qualcosa fino alla prossima settimana. No, per forza, mentalmente dobbiamo pensare come sono state fatte 10 vittorie e 4 pareggi in 14 partite, si possano rifare da qui alla fine. Certo.